sola nel mondo eterna, a cui si volve ogni creata cosa, in te, morte, si posa nostra ignuda natura, lieta no, ma sicura dell'antico dolor, profonda notte, nella confusa mente il pensier grave oscura. Alla speme, al desio, l'arido spirito, l'ena mancar si sente, così D'affanno e di temenza è sciolto, e l'età vote lente senza tedio consuma. Vivemmo, e qual di paurosa larva e di sudato sogno, a fanciullo erra nell'alma confusa ricordanza. Tal memoria avanza del viver nostro, ma da tema è lunge il rimembrar. Che fummo? Che fu quel punto acerbo? che di vita e benome cosa arcana e stupenda oggi è la vita al pensier nostro. E tale qual de vivi al pensiero l'ignota morte appar come da morte vivendo rifugia, così rifugge dalla fiamma vitale nostra ignuda natura. Lieta no, ma sicura, però che esser beato nega ai mortali e nega ai morti il fato. Ruish. Fuori dello studio, guardando per gli spiragli dell'uscio. Diamine! Chi ha insegnato la musica a questi morti, che cantano di mezzanotte come galli? In verità che io sudo freddo, e per poco non sono più morto di loro. e non mi pensava, perché li ho preservati dalla corruzione, che mi risuscitassero. Tant'è, con tutta la filosofia, tremo da capo ai piedi malabbia quel diavolo che mi tentò di mettermi questa gente in casa. Non so che mi fare. Se gli lascio qui chiusi, che so che non rompano l'uscio o non escano quel buco della chiave e mi vengano a trovare a letto. Chiamare aiuto per paura dei morti? Non mi sta bene. Via, facciamoci coraggio e proviamo un poco a far paura a loro. Entrando. Figliuoli, a che gioco giochiamo? Non vi ricordate di essere morti? «E che, Cotesto Baccano, forse vi siete insuperbiti per la vista dello zar e vi pensate di non essere più soggetti alle leggi di prima? Io mi immagino che abbiate avuto intenzione di far da burla, e non davvero. Se siete resuscitati, me ne rallegro con voi, ma non ho tanto che io possa far le spese ai vivi come ai morti. E però, levatevi di casa mia. Se è vero quel che si dice dei vampiri, e voi siete di quelli... Cercate altro sangue da bere, che io non sono disposto a lasciarmi succhiare il mio come vi sono stato liberale di quel finto che vi ho messo nelle vene. Insomma, se vorrete continuare a stare quiete e in silenzio, come siete stati finora, resteremo in buona concordia, e in casa mia non vi mancherà niente. Se no, avvertite che io piglio la stanga dell'uscio e vi ammazzo tutti. Morto. Non andare in collera. Che io ti prometto che resteremo tutti morti come siamo senza che tu ci ammazzi. Dunque, che è cotesta fantasia che vi è nata adesso di cantare? Poco fa, sulla mezzanotte, appunto, si è compiuto per la prima volta quell'anno grande e matematico di cui gli antichi scrivono tante cose. E questa, similmente, è la prima volta che i morti parlano. E non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù, nel fondo del mare, sotto la neve o l'arena, a cielo aperto, e in qualunque luogo si trovano, tutti i morti, sulla mezzanotte, hanno cantato come noi quella canzoncina che hai sentita. E quanto dureranno a cantare o a parlare? Di cantare hanno già finito, di parlare hanno facoltà per un quarto d'ora, poi tornano in silenzio per insino a tanto che si compie di nuovo lo stesso anno. Se questo è vero, non credo che mi abbiate a rompere il sonno un'altra volta. Parlate pure insieme liberamente, che io me ne starò qui da parte e vi ascolterò volentieri, per curiosità, senza disturbarvi. Non possiamo parlare altrimenti che rispondendo a qualche persona viva, che non ha da replicare ai vivi, finita che la canzone sia cheta. Mi dispiace veramente, perché mi immagino che sarebbe un gran sollazzo a sentire quello che vi direste fra voi se poteste parlare insieme. Quando anche potessimo, non sentiresti nulla, perché non avremmo di che ci dire. Mille domande da farvi mi vengono in mente. Ma perché il tempo è corto e non lascia luogo a scegliere? Datemi ad intendere il ristretto che sentimenti provaste di corpo ed animo nel punto della morte. Punto proprio della morte, io non me ne accorsi. Gli altri morti? Neanche noi. Come non ve ne accorgeste? Verbi grazia, come tu non ti accorgi mai del momento in cui tu cominci a dormire per quanta attenzione ci vogli porre. Ma l'addormentarsi è cosa naturale e il morire non ti pare naturale? Mostrami un uomo, una bestia o una pianta che non muoia. Non mi meraviglio più che andiate cantando e parlando, se non vi accorgeste di morire. Così colui del corpo non accorto andava combattendo ed era morto, dice un poeta italiano. Io mi pensava che sopra questa faccenda della morte i vostri pari ne sapessero qualche cosa più che i vivi. Ma dunque, tornando sul sodo, non sentiste nessun dolore in punto di morte? Che dolore ha da essere quello del quale. Chi lo prova non se ne accorge. A ogni modo tutti si persuadono che il sentimento della morte sia dolorosissimo, quasi che la morte fosse un sentimento, e non piuttosto il contrario. E tanto quelli che intorno alla natura dell'anima si accostano col parere agli epicurei, quanto quelli che tengono la sentenza comune, tutti, o la più parte, concorrono in quello che io dico, cioè nel credere che la morte sia per natura propria. E senza nessuna comparazione, un dolore vivissimo. Orbene, tu domanderai da nostra parte agli uni agli altri, se l'uomo non ha facoltà di avvedersi del punto in cui le operazioni vitali, in maggiore o minor parte, gli restano non più che interrotte, o per sonno o per letargo, o per sincope o per qualunque causa, come si avvedrà di quello in cui le medesime operazioni cessano del tutto. E non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo. Oltre di ciò, come può essere che un sentimento vivo abbia luogo nella morte, anzi, che la stessa morte sia per propria qualità un sentimento vivo. Quando la facoltà di sentire è non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minimo che la manca e si annulla. Credete voi che la persona sia capace di un sentimento forte? anzi questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire credete che debba essere un sentimento grandissimo vedete pure che anche quelli che muoiono di mali acuti e dolorosi in sull'appressarsi della morte più o meno tempo avanti dello spirare si quietano e si riposano in modo che si può conoscere che la loro vita ridotta a piccola quantità non è più sufficiente al dolore sicché questo cessa prima di quella Tanto dirai da parte nostra, a chiunque si pensa di avere a morir di dolore in punto di morte. Agli epicurai forse potranno bastare coteste ragioni, ma non a quelli che giudicano altrimenti della sostanza dell'anima, come ho fatto io per lo passato e farò da ora innanzi molto maggiormente, avendo udito parlare e cantare i morti. Perché stimando che il morire consista in una separazione dell'anima dal corpo, non comprenderanno come queste due cose, Congiunte quasi conglutinate tra loro in modo che costituiscono l'una e l'altra una sola persona, si possano separare senza una grandissima violenza e un travaglio indicibile. Dimmi lo spirito è forse appiccicato al corpo con qualche nervo o con qualche muscolo o membrana che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte, o forse è un membro del corpo, in modo che ne abbia essere schiantato o reciso violentemente? Non vedi che l'anima intanto esce da esso corpo, in quanto è solo impedita di rimanervi, e non va più luogo? Non già per nessuna forza che ne la strappi o la sradichi. Dimmi ancora, forse nell'entrarvi, ella si sente conficcare o allacciare gagliardamente, o come tu dici, conglutinare? Perché dunque sentirà spicciarsi all'uscirne? O vogliamo dire proverà una sensazione vehementissima? Abi per fermo che l'entrata e l'uscita dell'anima sono parimenti quiete, facili e molli. Dunque, che cos'è la morte se non è dolore? Piuttosto piacere che altro. Sappi che il morire, come l'addormentarsi, non si fa in un solo istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono più o meno e maggiori o minori secondo la varietà delle cause e dei generi della morte. Nell'ultimo di tali istanti, la morte non reca né dolore né piacere alcuno, come neanche il sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore, perché il dolore è cosa viva, e i sensi dell'uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire estremamente attenuati, di forze. Può bene essere causa di piacere, perché il piacere non sempre è cosa viva, anzi forse la maggior parte dei diletti umani consistono in qualche sorta di languidezza, di modo che i sensi dell'uomo sono capaci di piacere anche presso all'estinguersi, atteso che spessissime volte la stessa languidezza è piacere, massime quando vi libera da patimento, perché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o disagio è piacere per sé medesima, sicché il languore della morte debba essere più grato secondo che libera l'uomo da maggior patimento. Per me, sebbene nell'ora della morte non posi molta attenzione a quel che io sentiva, perché mi era proibito dai medici di affaticare il cervello, mi ricordo però che il senso che provai non fu molto dissimile dal diletto che è cagionato agli uomini dall'anguore del sonno nel tempo che si vengono addormentando. Anche a noi pare di ricordarci altrettanto, sia come voi dite, benché tutti quelli con il quali ho avuta occasione di ragionare sopra questa materia, giudicavano molto diversamente, ma che io mi ricordi non allegavano la loro esperienza propria. Ora ditemi: nel tempo della morte, mentre sentivate quella dolcezza, vi credeste di morire e che quel diletto fosse una cortesia della morte? Oppure immaginaste qualche altra cosa? Finché non fui morto, non mi persuasi mai di non avere a scampare di quel pericolo. E se non altro fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due, come stimo che succeda a molti quando muoiono. A noi successe il medesimo. Così Cicerone dice che nessuno è talmente decrepito che non si prometta di vivere al manco un anno. Ma come vi accorgeste in ultimo che lo spirito era uscito dal corpo? Dite, come conosceste d'esser morti? Non rispondono. Figliuoli, non mi intendete? Sarà passato un quarto d'ora. Tastiamogli un poco. Sono rimorti ben bene. Non è pericolo che mi abbiano da far paura un'altra volta. Torniamocene a letto.